Rocky. E buon salve a tutti. L'altro giorno ero in giro su Amazon e ho inserito nella barra di ricerca una bestemmia e ho trovato alcuni prodotti davvero particolari. Bene, iniziamo dal primo prodotto, ovvero raccolta delle migliori bestemmie di sempre. Oltre le parolacce per ridurre stress, ansia e rabbia, antico training autogeno aggiornato volume 1. Notate bene che in formato Kindle è gratis, quindi se tu hai bisogno delle migliori bestemmie di sempre, compralo. Vuoi farti un regalo ed eliminare lo stress per le merdate che la vita ogni giorno ti regala? Hai trovato il libro magico che fa per te? Beh, chi non vuole un libro scritto da Eva Porca? Poi gli autori sono bellissimi, gli autori di questi libri barra prodotti. La copertina poi dice tutto, una copertina minimal, semplice, che ti dà tanto, che ti dà quella voglia di comprare quel libro. Io fossi in voi, lo comprerei. Ma andiamo avanti con Scorreggiare meglio, guida teorico pratica al perfezionamento dei peti, scritto da Daria Tromba. È una cagata di Johan, alla modica cifra di 9,99 €. Perché non comprare questo libro per scorreggiare meglio? Sarebbe utile imparare a scorreggiare. Ma perché? Perché un libro del genere? Con questa copertina bellissima. Andiamo al prossimo prodotto. Sembra una televendita sto video. Hanno fatto anche Gesù, la trilogia. Non sapevo che Gesù combattesse come in guerre stellari. Non ricordavo un po' diverso Gesù. Vabbè, la situazione sulla Terra è degenerata. Guerre, pestilenze, crisi economiche, il diario di Facebook. Ok, è tempo di portare di nuovo la verità. Anche se parlare alle folle è ormai impresa impossibile, a meno che tu non sia un giornale del Vaticano, un ministro della propaganda o un comico di fama nazional popolare. Quale tra queste alternative sceglierà il figlio dell'uomo per adempiere alla sua missione e così ritornare giusto tra i giusti a bearsi dei fatti suoi? Niente male come epilogo della storia. Perché non comprare Gesù la trilogia? Un libro su Gesù che combatte con le spade laser. Fossi in voi lo comprerei. Sarebbe anche figo se facessero proprio un film della trilogia di Gesù in versione Star Wars. Mi immagino questo epilogo scritto a caratteri di Star Wars, come la intro, con la musichetta, con la bella. Ma andiamo avanti. Oh! E dopo un libro sulle bestemmie, su come scorreggiare e su Gesù abbiamo Animali che fanno la cacca. Un libro da colorare divertente per adulti. Un libro antistress unico, originale, divertente e sarcastico per gli amanti degli animali. Ok, quindi noi coloreremo animali che cagano. Beh, come si vede nella copertina, perché no? Amerei questo esilarante libro da colorare per gli amanti degli animali, pieno di animali che rispondono al richiamo della natura. Tutti fanno la cacca e la cacca è sempre divertente. Questo libro è un ottimo regalo per degli scherzi ed è perfetto per Natale e per le feste a tema. Sono un po' in ritardo per Natale, ma vabbè. Compro una copia per te e una per un tuo amico familiare con un grande senso dell'umorismo. Mi verrebbe voglia di comprare questo libro, anche se poi colorare non è la mia passione. Però quando si tratta di animali che cagano, perché no? Prossimo. Sto libro è il top. Come smettere di masturbarsi. Manuale anti onanismo. E leggete l'autore, Vera Fontana. È una cagata di Johan. Se anche tu non riesci a fare lavori manuali come i falegnami, compra anche tu questo libro e smetterai di fare quei lavori. Un altro sistema c'è: trovarsi una ragazza e zippare. Ma chi siamo noi per dire qual è la vera tecnica per smettere di fare lavori manuali? Compra anche tu questo libro. La copertina ispira anche, una bella copertina, al prezzo di 9,99 € è quasi niente. Ed è stato votato anche 5 stelle. Un prodotto del genere te lo servono su un piatto d'argento. Che fai, te ne privi? E no che non te ne privi. Prossimo prodotto. Wow, questo è gratis anche in formato Kindle. Ma il titolo mi ispirava tantissimo. Bestemmiavo continuamente e poi mi apparve Gesù. L'ha nominato così tante volte che è sceso in terra e ha detto: ma la smetti di nominarmi? Bestemmiavo continuamente e poi gli è apparso Gesù. E si era talmente stufato delle bestemmie, lo chiamava 24 ore su 24, che ha detto: è moscendo a sto punto. Oppure era talmente andato questo tizio che se l'è immaginato sto Gesù. Ha avuto
le apparizioni, anzi più che apparizioni, le visioni, a quanto stava andato, secondo me. Poi immagino all'interno un libro super religioso di quelli che dicono "Ho visto Gesù" e cazzate varie. Ma andiamo avanti con il prossimo libro. Dio, un libro di poesia che si chiama Wow, un libro bellissimo, senza prezzo, ovviamente. Non sarebbe male leggere queste poesie con una bella bestemmia. Sono curioso, veramente, ma io lo comprerei solo per il nome del libro. Il nome del libro ispira tantissimo. Che altro dire di questo libro? È molto minimal dalla copertina. Ma vabbè, ma andiamo avanti con l'ultimo libro di oggi, ovvero Fenomenologia del morto di Fagi, studio sociologo sui peggiori screen raccolti nei social. Questo è bello! Cioè, a leggere tutte le chat dei morti di Fagi, mamma mia! E in poche parole, quando non ti funziona internet per vedere alcune pagine Instagram, comprati sto libro e avrai gli screen a portata di mano. Il nome dell'autore, Felice della Peggy, è una cagata di Johan. C'è sempre in mezzo a lui una cagata. Perché no comprare questo libro? La copertina ispira anche con quel vermetto lì, ma dettagli. Quasi tutti hanno il prezzo di 9,99 €. Un libro abbastanza bello, direi, dal titolo. Mi verrebbe voglia di acquistarlo. Vi ricordo comunque che in descrizione, se mi ricordo, vi lascerò tutti i link dei prodotti, quindi mi raccomando, se volete acquistarli ci sono i link in descrizione. Niente, detto ciò, direi di chiudere qua questo video. Spero vi sia piaciuto questo video un po' diverso dal solito. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram ovviamente e anche su altri social, link in descrizione, e noi ci vediamo alla prossima.